figlia dell'Alice Presto, attrice in una fiction. Le parole per Simona Izzo. Giulia dell'Alice, attrice dopo Il Grande Fratello VIP. L'appello a Simona Izzo. Dopo Uomini e Donne e Il Grande Fratello VIP, Giulia dell'Alice vuole continuare a lavorare nel mondo dello spettacolo. In che modo? Come conduttrice e attrice. Il sogno della fidanzata di Andrea Damante è quello di prendere parte ad una fiction televisiva e per questo, tramite il settimanale Di Più, ha lanciato un appello a Simona Izzo, la sua ex coinquilina nella casa di Cinecittà. L'ex corteggiatrice di Pomezia conosce bene il talento e il valore della moglie di Ricky Toniazzi e per questo vorrebbe continuarla a frequentare nella vita reale. Non solo, vorrebbe che Simona diventasse la sua consulente professionale, in modo da non avere problemi nel suo percorso artistico, che è solo agli inizi. Le parole di Giulia dell'Alice su Simona Izzo. Dopo aver fatto Il Grande Fratello VIP insieme porto Simona Izzo nel cuore, ha spiegato Giulia dell'Alice alla rivista diretta da Sandro Maier. Spero di poterla frequentare anche fuori dalla casa. Non solo, vorrei che diventasse una mia consulente, non solo di vita, ma anche professionale, ha puntualizzato la 21enne. Giulia ha inoltre rivelato di aver ricevuto già diverse e interessanti proposte di lavoro. Per il momento non può rivelare nulla, ma ha confessato di essere al settimo cielo, e tra un progetto e l'altro non smette di sognare. Mi piacerebbe prendere parte a una fiction, recitare è sempre stato il mio sogno. Ma so che non sarà facile e per farlo mi dovrò iscrivere a un corso di recitazione, fare l'attrice è un sogno nel cassetto, anche se non è l'unico, ha fatto sapere la dell'Alice. Giulia vuole entrare anche nel mondo della moda oltre alla TV, Giulia vuole sfondare pure nel mondo della moda. La ragazza ha intenzione di lanciare una linea di vestiti e accessori con il suo nome. Mi piacerebbe lasciare un segno nella moda, ci sono portata, ha assicurato la dell'Alice. Riuscirà a realizzare tutti i suoi desideri? Noi facciamo il tifo per lei.